Al via la decima e ultima giornata di Centurion League, categoria Summer, si comincia tra Black Celtic e Galacticos. Pallone giostrato dal Black Celtic con il tiro a giro di interno mancino. Allontana il capitano del Black Celtic, la palla tenuta lì. Poi la conclusione del numero 7, troppo strozzata. Ci prova ora il Galacticos con il numero 7 che si gira bene, buona apertura. Pallone messo all'indietro, si chiude il triangolo, salvataggio sulla linea, la palla ancora viva. Avanza il capitano, pallone messo dentro, attenzione a Scartocci che prova il piazzato non trovando la porta. Tocco all'indietro, pallone giocato centralmente, lo stop non è dei migliori ma riesce comunque in qualche modo a concludere l'azione. La conclusione, arriva il gol dell'1-0, ha segnato il Black Celtic, si sbloccano le marcature, difesa un po' ferma quella del Galacticos che si lascia infilare. Pallone allargato molto bene, il tocco di interno a servire il compagno, linea orizzontale, prova a esplodere il mancino e il portiere si salva in calcio d'angolo. Inizia ora il secondo tempo, il pallone viene giocato dal Black Celtic che sono avanti per 1-0. Parte il capitano del Galactico, pallone messo dentro, buon calciato di testa, l'intervento non arriva a trovare la porta, rimessa adesso laterale, forse un contropallo ma l'arbitro lascia proseguire, eccolo il destro che non trova l'angolo. Scartocci si fa portare via il pallone, la conclusione di interno, di nuovo fuori di un soffio. Buono il velo del numero 7 che poi si butta dentro, servito dal proprio compagno, siamo al vertice dell'area di rigore, intervento duro di spalle e c'è il calcio di rigore. Parte il numero 4, la rincorsa e la rete, calciato benissimo questo calcio dal dischetto con il pallone che si insacca fortissimo sotto all'incrocio dei pali, pareggio ripristinato, è 1-1 tra Galacticos e Black Celtic. Attenzione incendiata qua dalla retroguardia del Galactico, sul numero 7 fa fuori un avversario, poi la conclusione, la palla che rimane lì al limite dell'area, bella sterzata, intervento miracoloso del portiere, rinvio lungo, intercettato, riconquista subito il Black Celtic, attenzione perché è andato vuoto il difensore, prova a spostarsi nuovamente il pallone sul mancino, questa volta arriva la marcatura, la va a realizzare con questa azione personale il giocatore in attacco del Black Celtic che ha trovato lo spazio giusto per andare a fare male e portando di nuovo i suoi in vantaggio. Scartocci in avanti, pallone allargato, raggiunge il fratello Lorenzo, palla di nuovo in verticale, c'è sempre Scartocci libero, ancora due solo, prova a calciare, il portiere ci mette i piedi. Calcio di punizione battuto nel mucchio, non arriva l'intervento di testa, finisce a terra un giocatore del Galacticos ma non c'è più tempo per il direttore di gara, né fallo, è 2-1 nella sfida tra Galacticos e Black Celtic al termine dei 50 minuti.